Ultimo colpo della sessione di mercato estiva per l'US Avellino 1912. Arriva dal Monopoli Orlando Viteritti. Completata nella giornata di ieri la difesa con il rinforzo tanto atteso di Patrick Ricci, la società biancoverde ha definito anche un'altra operazione. Si tratta dell'esterno destro che andrà a ricoprire il ruolo di vice Tribuzzi. Classe 1994, originario di Acri, provincia di Cosenza, muove i primi passi tra i grandi a partire dalla stagione 2011-2012 vestendo la maglia proprio della sua città natale in Serie D. Le stagioni successive gioca a Rende, Termoli e Foggia, dove approda nell'estate 2014, senza però mai essere protagonista. Il primo momento importante della sua carriera arriva con il Rende, con cui conquista la promozione in Serie C nella stagione 2016-2017 ed esordisce tra i professionisti quella successiva. I due campionati a Potenza gli permettono di conoscere bene la Lega Pro, prima dell'approdo al Monopoli nel gennaio del 2021. Con i pugliesi colleziona 90 presenze impreziosite da 3 reti e 13 assist. Orlando Viteritti nasce come terzino destro nella difesa a 4 e ha ricoperto anche il ruolo di braccetto di destra nella sua carriera con la difesa a 3. Arriva dal Monopoli di Alberto Colombo che, come Michele Pazienza, adotta il modulo del 3-5-2. Ad Avellino ricoprirà il ruolo di quinto di centrocampo, esterno destro di spinta, ottimo anche in fase di copertura, cursore e assistman. Arriva in Irpinia a titolo definitivo dai biancoverdi pugliesi firmando un contratto biennale che lo legherà ai lupi sino al prossimo 30 giugno 2026. A questo punto il laterale sarà l'ultimo acquisto estivo dell'Avellino, che intanto continuerà a lavorare sulle uscite.